Dicevo, questa scena, sapete come funziona in generale una commedia aristofanea standard, no? È stato chiarito in molti studi, c'è una dissertazione importante di un certo Koch, nel corso del Novecento, che ha fissato anche delle parole chiave che dal punto di vista dell'economia anche espositiva rendono bene anche il senso profondo di quello che sto per dire, nel senso che una commedia aristofanea funziona più o meno con variazioni sul tema, ma più o meno sempre in una certa maniera. C'è all'inizio un problema che deve essere affrontato e l'eroe o l'eroina comica, come dire, affrontano questo problema ad un certo punto trovando una soluzione geniale, un'idea comica, come appunto Koch si esprimeva, che trova attuazione nel corso del dramma. E solitamente nella seconda parte, nelle seconde parti appunto di una commedia di Aristofane, si assiste a che cosa? Alla messa in scena, all'esibizione delle conseguenze positive e negative che l'applicazione di questa idea comica ha sui personaggi, sulla realtà, sul contesto sociale e politico, appunto, che fa da sfondo alla vicenda, fino all'esodo, alla conclusione del dramma. Quindi la seconda parte, costituita da scene burlesche, come o scene giambiche, come tradizionalmente vengono etichettate negli studi, sono appunto l'esibizione di queste conseguenze in scena dell'applicazione, della riuscita dell'idea comica, dell'idea geniale che l'eroe o l'eroina comica, appunto, hanno messo in campo. Questo giusto per chiarirci. Negli studi, peraltro, queste sezioni conclusive, le seconde parti di commedie, sono tradizionalmente le meno studiate. In particolare, le sezioni conclusive abbisognano ancora negli studi di una sistemazione generale, anche perché vengono, come dire, dismesse o considerate di secondo ordine, diciamo, rispetto all'ossatura e ai momenti ritenuti clou del dramma. Invece, questa è una prospettiva assolutamente falsata. Ce ne si è resi conto negli studi da un po' e negli ultimi tempi, negli ultimi anni in particolare, per cui l'attenzione che va riservata alle scene finali è assolutamente sacrosanta, anche perché un'analisi più approfondita di quei momenti può aiutare anche a comprendere, come dire, il senso generale, ultimo, per quanto i nostri sforzi possano essere anche vani da questo punto di vista, perché non possiamo entrare naturalmente minimamente nella testa dell'autore, del suo pubblico, della temperie storico-culturale, culturale in generale, nella quale appunto quei drammi venivano concepiti e rappresentati. La messa in scena era, come il mio nonno accademico Carlo Ferdinando Russo ci ha insegnato, l'atto primario di quelle opere, che venivano composte prioritariamente per essere messe in scena, rappresentate sullo stage, viste e apprezzate da un pubblico in teatro, non per una lettura, come dire, cioè sostanzialmente il contrario di quello che è il nostro approccio oggi di lettori semplici, meri lettori moderni di queste opere. Questa è la tensione e la difficoltà che noi abbiamo di fronte a questi testi del teatro greco in generale, comico e tragico. Nel caso della commedia, con ulteriori complicazioni, perché si tratta appunto di situazioni anche, come dire, anche fuori dalle norme rispetto agli canoni più ieratici che la tragedia osserva. E queste scene conclusive, in particolare dell'Ecclesiazzuse, sono eclatanti, emblematiche
questa sfrenata inventiva di quel genio della comicità che fu Aristofane. Tra l'altro, il tema sicuramente delle Ecclesia Zuse vi è noto perché ci sono state, so, lezioni già precedenti, quindi ecco, quello che prima dicevamo è l'idea comica della protagonista, in questo caso Brassagora, e l'assunzione del potere in assemblea da parte delle donne che appunto si travestono da uomini, vanno in assemblea, si votano appunto il provvedimento che attribuisce a loro il potere in Atene e poi la decretazione, l'applicazione di un comunismo dei beni e del sesso che appunto trova applicazione pratica nelle scene della seconda parte del dramma e in particolare del finale. Con quali conseguenze? Vedremo. Naturalmente si fa un gran ve ne avranno certamente parlato i relatori che mi hanno preceduto. Si fa un gran dibattito, ed anzi, forse uno dei nodi centrali, del dibattito critico su questo dramma è il rapporto con alcune idee politico-filosofiche che giravano in quel tempo, soprattutto il rapporto con la Repubblica Platonica e quindi, come dire, lo sport principale di chi si dedica a questa commedia è sondare appunto se la commedia preceda o sia successiva all'elaborazione o perlomeno a una bozza avanzata della Callipolis platonica, in cui appunto un comunismo dei beni e dei sessi in qualche modo è proposto. E quindi una reazione comica di Aristofane a quelle idee, oppure addirittura, come dire, Platone che elabora in sede seria, diciamo così, alcuni spunti offerti sulla scena comica da Aristofane. Come dire, tutto ciò, il dibattito è appassionante sicuramente, questo è un bello sport, forse però inutile in qualche modo, ai fini di una decodificazione, come dire, comico-drammaturgica e persino della ideologia non politica ma comica di Aristofane in relazione al suo pubblico. Qualcosa appunto dirò in tal senso in conclusione, anche perché a mio parere, e non solo a mio parere, le scene conclusive di questa commedia possono offrire una spia per orientarci, una bussola almeno per dire qualcosa di drammaturgicamente più sensato, ecco, rispetto alle elucubrazioni che intravedono in questo dramma una seria presa di posizione, quasi un manifesto, come dire, politico dal côté teatrale, quasi pari a quello che Platone elaborava nella Repubblica. Una serietà del dramma, una politicità, profonda politicità del dramma. Sarà così? Le scene conclusive dell'Ecclesia Zuse pongono dei problemi difficilissimi alla nostra decodificazione, proprio per una ricostruzione quanto più fedele che noi possiamo tentare, immaginare, partendo dal testo, che è l'unica cosa che noi abbiamo, il testo della commedia, così come ci è stato tramandato nel corpus delle 11 commedie aristofanee superstiti, dai codici medievali e umanistici. Noi abbiamo a disposizione questo, sostanzialmente, non altro. E quindi da elementi interni al testo dobbiamo immaginare di ricostruire quello che avveniva in scena. E quello che avveniva in scena nel finale dell'Ecclesia di Giuseppe era particolarmente complesso e lo è vieppiù per noi che soltanto il testo abbiamo. Non abbiamo il privilegio come il pubblico
del tempo in cui di Aristofane, in cui la commedia fu rappresentata, di vedere quello che avveniva effettivamente in scena. Abbiamo moltissime difficoltà da questo punto di vista già per capire dove erano posizionati gli attori in scena, attori tutti rigorosamente maschi, come sapete, anche per la rappresentazione di questo finale che vede e di questa commedia, come dire, quasi tutta al femminile in qualche modo, no? Attori maschi che impersonavano personaggi femminili e in questo caso, nel finale, giovani e vecchie. Perché gli attori protagonisti della lunga, ampia sezione conclusiva sono sostanzialmente cinque. C'è un ragazzo, un giovane, una giovane e, come vedremo, tre vecchiacce, una più orribile dell'altra, che entrano in scena a ripetizione, concupendo sessualmente il giovane. Quindi cinque attori in scena, naturalmente qui già alcuni comparti minori, comparti secondarie, in qualche modo in deroga alla legge dei tre attori principali che regolava il teatro greco, ma qua sicuramente, come dire, due di esse, cioè la seconda e la terza vecchia, hanno soltanto delle parti, come dire, minori e quindi sono, come dire, delle quasi comparse in qualche modo, ecco, con attori con piccoli ruoli, anche se molto gustosi. E, il posizionamento in scena degli attori, in particolare, si discute moltissimo proprio a partire da questa scena, conclusiva dell'Ecclesia Azzurra, di quante porte fosse dotata la scenè, cioè l'edificio scenico che faceva da sfondo, da fondale al dramma. Una, due, tre porte, perché varie soluzioni possono essere messe in campo per questo. Diciamo che, per riassumere, l'idea che si va affermando sempre più negli studi e che io condivido, che almeno due porte, se non tre, fossero attive in questo finale dell'Ecclesia Azzurra sulla parete scenica, appunto, sulla scena. Due porte almeno che rappresentavano la casa della ragazza, della giovane, e la casa della vecchia, della prima vecchia. Il posizionamento in scena all'inizio di questa ampia scena della prima vecchia e della giovane, dove si posizionavano? La vecchia era in strada o la vecchia era alla finestra o la vecchia era sulla soglia della porta? E la giovane dov'era? Anch'essa in strada, anch'essa sulla soglia della porta o alla finestra? Perché sicuramente in questo tratto della commedia era attiva in scena, scenicamente attiva, oltre che la porta o almeno un paio di porte della scenè, anche una finestra. Questo era possibile nella presa scenica, nella messa in scena di un dramma comico come questo è. Non spettiamo che sia soltanto il testo dell'Ecclesia Zuse a documentarcelo, perché abbiamo anche qualche spia che ci proviene fortunatamente dalla iconografia vascolare, una iconografia vascolare che non possiamo essere certi che si rifacesse a scene di commedia attica, sicuramente, però, come dire, certamente una iconografia attica. Qui abbiamo due esempi che vi ho portato, che poi sono i due di cui disponiamo, sostanzialmente preziosissimi per noi, che appartengono alla prima metà del IV secolo avanti Cristo, sono a figure rosse entrambe, e appartengono alla bottega di uno dei ceramografi più importanti
di quel periodo, attivi nell'Italia meridionale, in territorio campano, in territorio pestano. Si tratta appunto di due vasi dipinti attribuibili al grande Asteas o alla sua scuola o alla sua bottega. E sono due rappresentazioni in qualche modo speculari che hanno personaggi comici in scena, evidentemente come si desume dai loro costumi, costumi con l'imbottitura, i falli artificiali che caratterizzavano appunto il costume degli attori che impersonavano ruoli maschili. E in questo caso, in questo primo caso che poi potete osservare, possiamo anche identificare più nel dettaglio, proprio a partire dal costume, l'identità dei personaggi comici coinvolti. Che è sicuramente Zeus, che è quello appunto con la scala, che è affiancato da Hermes, dal dio Hermes, inconfondibile nel suo abbigliamento tradizionale, pur inquinato qui dal costume comico, chiaramente comico. Quindi si tratta di una delle tante, evidentemente, messe in scena di avventura adulterina di Zeus, noto sciupafemmine, come purtroppo per Era, e qui naturalmente con la scala sta cercando naturalmente di arrivare a una delle sue amanti, la giovane che qui è affacciata alla finestra. E come nella altra rappresentazione di Asteas, anche precedente questa, ecco questo bellissimo. Naturalmente sono tutti pezzi ovviamente che provengono dalle nostre zone, dal mio sud, naturalmente, ma trafugati e giunti in musei fuori d'Europa molto spesso. Questo è a Londra, almeno, ma per vie non sempre lecite. Ecco, qui abbiamo il personaggio comico, il padrone, perché qui c'è certamente un padrone, quello che si sta avventurando sulla scala per raggiungere anche in questo caso la sua bella, e poi un servo, anche qui l'abbigliamento, il costume dell'altro personaggio è chiaramente da servo, un personaggio di condizione servile, e anche qui abbiamo la messa in scena di una donna alla finestra, quindi di una giovane, diciamo, donna alla finestra. Quindi questa risorsa del teatro, cioè di poter mettere in campo una scenografia che prevedesse anche l'affacciarsi di un personaggio femminile alla finestra, è contemplata ed è provata, dimostrata dall'iconografia vascolare di neogreca, ispirata molto verosimilmente alla tradizione, alla grande tradizione della commedia attica, e è provata sicuramente, grazie ad alcune spie lessicali, come vedremo, dalla nostra scena del finale delle Ecclesi Azzurre. Leggiamolo un po'. La scena, il finale parte dal verso 877 e sarà un'amplissima sezione che ci condurrà sostanzialmente quasi all'esodo del dramma. Quindi davvero costituisce, come dire, il finale, la grande soluzione finale escogitata da Aristofane per questo suo dramma. In scena, appunto, sono una vecchia, la prima vecchia, e la ragazza. Vi dico subito la mia soluzione. La mia soluzione, condivisa con autorevoli studiosi, in particolare col mio maestro, con Giuseppe Mastromarco, è che la vecchia, la prima vecchia, sia non in strada, ma si affacci, faccia capolino
sulla soglia della porta della sua abitazione, mentre invece la ragazza indubitabilmente è affacciata alla finestra della sua casa. Quindi due case, due porte, una finestra, quella da cui si affaccia la ragazza. La vecchia. Che gli uomini non sono ancora arrivati, ne è passato di tempo e io me ne sto tutta truccata, inoperosa, argos, no? Inoperosa sessualmente, chiaro, nella mia veste gialla, nel mio crocotos, no? La veste gialla. Così seducente, la veste buona per le donne, soprattutto quando volevano sedurre in occasioni festive, in giorni di festa. Canticchiando tra me e me, giocando, vai, Zusa, ad acchiappare il primo che passa. Voi, muse, venite sulla mia bocca. Datemi una canzoncina ionica. Ionica qui sta per qualcosa di morbido, di sensuale, no? Di particolarmente sensuale. In ragione dell'immaginario degli ateniesi, la Ionia attivava. Subito ribatte la ragazza, affacciata alla finestra. Ti sei affacciata prima di me, vecchia putrida. Pensavi di vendemmiare da sola, in mia assenza, e di accalappiare qualche uomo cantando? Se fai così, mi metterò anch'io a cantare. A costo di dare noia agli spettatori, però è una cosa allegra e da commedia. Non ti cai comodico. E la prima vecchia subito ribatte. Discuti con questo e sparisci. Mi soffermerò soltanto a titolo di esempio su alcuni elementi del testo, particolarmente intriganti e problematici. Si occupa di interpretare, auspicabilmente nella maniera più corretta, questo testo performato, messo in scena. Quindi ha subito una difficoltà. Discuti con questo, tutto di lei. Discuti con questo, tutto. Chiaramente qui abbiamo la presenza di un deittico, di un pronome con funzione deittica, che in scena assolveva a questa funzione deittica, chiaramente, e faceva riferimento a qualcosa che per il pubblico in teatro era chiara, chiara, chiarissima. Noi invece no, non lo è. Noi che abbiamo solo il testo e che leggiamo solo il testo, abbiamo soltanto una grave difficoltà qui. Abbiamo la certezza che si trattasse di qualcosa di genere o maschile o neutro, perché tutto questo è. Ma esattamente a che cosa facesse riferimento la vecchia, non possiamo saperlo con certezza. Quindi possiamo soltanto mettere in campo delle ipotesi, delle alternative. E qui, per esempio, almeno tre ipotesi alternative possiamo avanzare, per nessuna delle quali però, lo dico subito, possiamo avere certezza, possiamo avere una preferenza, certo, ma certezza purtroppo no, perché non siamo nelle condizioni, come il pubblico originario, di poter vedere in scena quello che avveniva. E allora, se ci dobbiamo sintonizzare con la mente geniale e malata di Aristofane, diciamo, qui e dei suoi personaggi, a che cosa poteva fare riferimento con questo tutto la vecchia che si rivolgeva così alla giovane?
Discuti con questo e sparisci. Il contesto è fortemente sessualizzato. Quindi chiaramente in questo contesto, in questa prospettiva, dobbiamo ragionare. Una possibilità è che facesse riferimento all'olisbos, al fallo artificiale. Olisbos è maschile, quindi il genere va bene, diciamo. E quindi la vecchia, come dire, invitava la giovane a usare un surrogato, in qualche modo, un fallo artificiale piuttosto di quello, come dire, reale. Scherzi del genere, come dire, abbondano sulla scena, aristofanea. Un'obiezione potrebbe essere che, come pare un po' strano che sia la vecchia, come dire, ad invitare la giovane a fare uso di un fallo artificiale, di un surrogato, perché fino a prova contraria, diciamo, la giovane ha tutte le doti per farne a meno, e invece, come dire, è una vecchia che poteva soddisfare le sue voglie in maniera artificiale, in questo modo. Altra possibilità. Discuti con questo e sparisci. Un altro termine in greco che potrebbe andare bene alla nostra bisogna è il termine che indica il dito. Come si dice dito in greco? Il termine. Anche dattilo, no? Viene dattilo, no? Dactylos. No? Quindi, e in questo caso si tratterebbe di un gesto che la vecchia farebbe, un gesto che tra l'altro ha comune i tempi antichi con quelli moderni, perché sarebbe appunto il dito medio, il digitus infamis, appunto. Discuti con questo e sparisci. Era un gesto, una gestualità già molto praticata in quella società, in forma insultante. Un'ulteriore alternativa che ci sentiamo di avanzare e non possiamo scartare. Finisce qui il nostro esercizio interpretativo, la nostra melete? No, perché possiamo metterne in campo anche un altro. Vi dico subito che la gran parte, la quasi totalità degli interpreti di questa scena dell'Ecclesia Zuse ritiene che sia questo il dito medio, che è il gesto osceno che viene fatto dalla vecchia nei confronti della giovane. Ma non è certezza questa. Indubbiamente una terza possibilità, assai allettante, c'è. Perché c'è un altro termine maschile, proktos, il sedere, l'ano, che potrebbe anche, come dire, andar bene alla bisogna in questo contesto così spinto. Dialoga con questo, dobbiamo pensare che se fosse così la situazione, la vecchia si accovacciasse e mostrasse, come dire, l'altra faccia, il lato B, alla giovane e la invitasse a discutere col suo ano. Tra l'altro, in omaggio ad un topos, ad un motivo letterario, soprattutto sfruttato in ambito comico-satirico, che è il motivo che abbiamo attestato in commedia, ma anche nell'epigrammistica, per esempio, del culo che parla, del culo parlante, del proctos l'alon o la leticos o dell'anus loquens, se volete appunto un'altra finezza. E come dire, l'ano, il di dietro che parla per un'evidente, come dire, ragione, il che ha visto qualche sera fa la nuova serie, le nuove puntate dello show di Maurizio Croz con nuovi personaggi, appunto sulla nuova, beh, tra i nuovi personaggi c'è un Joe Biden esilarante che fa proprio ricorso, purtroppo nella realtà, ma come dire, il gioco comico, parodico, e sfruttava proprio il motivo dell'anus loquens, purtroppo tanto loquens di Joe Biden, anche in occasione di situazioni o discorsi pubblici.
Quindi un topos, una risorsa comica, come vedete, senza soluzione di continuità dall'antichità fino ai giorni nostri. Questa potrebbe essere una terza possibilità messa in campo. Questa digressio, questo approfondimento così dotto che vi sto facendo, è un pretesto soltanto, spero divertente, ma per farvi capire tra i moltissimi esempi che si potrebbero portare di come dire, la difficoltà di un testo performativo come questo pone a noi semplici lettori moderni per una corretta ricostruzione drammaturgica. Quindi ben tre possibilità, nessuna delle quali però ha prova di verità, di certezza. Discuti con questo e fallisci. E tu, Auleta, adesso si rivolge all'Auletes, che era una figura, come dire, fissa in teatro, colui che assicurava l'accompagnamento musicale attraverso l'aulos, quello strumento appunto in maniera errata, tradotto con flauto, ma che flauto appunto non andrebbe tradotto, come anche da ultimo appunto il Cavaliere Buzzacchini ha sottolineato ancora una volta. E tu, Aureta, piccioncino mio, prendi gli angoli e accompagna un canto degno di noi due. E a questo punto, dunque, comincia con l'accompagnamento musicale dell'aulos, con la musica dell'aulos, dello strumento a fiato, un canto tra la vecchia e la giovane che assume le fattezze di un tipico canto a contrasto, di un tipico canto a contrasto che doveva essere divertentissimo reso in teatro anche dal punto di vista proprio della performance canora e musicale dei due attori che davano vita ai personaggi della vecchia e della giovane. Quindi un ulteriore elemento performativo per noi perduto, che non possiamo, come dire, riassaporare, ascoltare, avendo soltanto il mero testo scritto del dramma. E tra l'altro non esente da problemi, da asperità testuale. Comincia la vecchia, questo canto a contrasto. Se qualcuno vuol provare una bella emozione, con me deve dormire. Non una giovane, ma una vecchia stagionata, questa scienza ha imparata. E nessuno sa amare con la stessa mia lealtà, mentre una giovane volerebbe via da un altro. È la ruzza. Per noi giovani, invidia non nutrire. Tra le morbide cosce sta il piacere e sui seni va a fiorire. Non ti illudere, tu puoi farti bella quanto vuoi, ma segnata è la tua sorte, piacerai solo alla morte. Thanatos. E qui la replica tremenda della vecchia. Questo è uno dei pezzi, una strofa difficilissima da tradurre, su cui c'è un disaccordo pressoché totale tra i maggiori studiosi di questa commedia. Io qui vi riporto l'interpretazione, non per realtà di allievo, ma perché anche ne sono profondamente convinto, perché l'interpretazione migliore che vi sto per dare è stata data recentissimamente proprio dal mio maestro, da Giuseppe Mastromarco, in un volume dedicato proprio alla nostra Angela Andrisano e pubblicato nel 2022. È un articolo molto bello che affronta di petto questo problema e lo risolve dando questa interpretazione. È uno dei pezzi più osceni del teatro greco, eh? Quindi, come dire, io vado.
Senza tema. Ho cercato di dare anche una traduzione saporosa, però vediamo. Che ti si prolassi il buco. Prolasso uterino, chiaramente, no? Che viene augurato dalla vecchia alla giovane. Che ti prolassi il buco. Che ti venga meno il di dietro. Quando vuoi prenderlo da dietro. E nel letto tu possa trovare un serpe quando vuoi dar di bocca. Insomma, viene augurato il peggio in occasione delle tre forme canoniche che per i greci, ma devo dire anche per noi, come dire, rappresentano appunto le tre forme di rapporto sessuale, appunto, davanti, da dietro e di bocca. Quindi viene augurato il peggio, la catastrofe totale in ogni forma di rapporto, per ogni forma di rapporto sessuale. Qui il problema interpretativo è tremendo perché è usata una metaforica se analizziamo i termini di questa strofe, appunto, troviamo termini che sono usati tutti ricaricati, tutti metaforicamente, e quindi l'interpretazione diventa assai problematica. Per esempio, Epiclitron, propriamente il termine indica il poggiotesta del letto oppure il bracciuolo di una poltrona, ma come dire, partire da questo per arrivare a questo genere di interpretazione è dura. È dura. Infatti, le interpretazioni anche di altri interpreti, tra i più recenti, da Sommersen ad Asher, ad Anderson, per citare alcune, sono diversissime da queste, ma a mio parere, come dire, Giuseppe Mastromarco è riuscito, come dire, a dare un'interpretazione assolutamente convincente di questa ricca e articolata metaforica. Ai ai, cosa sarà di me? Il mio ragazzo non arriva, sono solo, senza di lui. Qui c'è il riecheggiamento di motivi saffici, chiaramente ricaricati in senso comico, osceno. Saffo che dormiva sola, appunto. E rappresenta quella una matrice importante di langue erotica, no? Senza soluzione di continuità, e che sulla scena teatrale aristofanea qui trova un uso, come dire, una detorsio comica straordinaria. Sono sola, senza di lui, e mia madre se n'è andata da qualche parte, non c'è bisogno di dire altro. Vecchia mia, ti prego. Rivolgiti a Ortagora. Ecco, anche qui questo è chiaramente un riferimento chiaro all'Olisbos, al fallo artificiale. Ortagora è un nome parlante ricaricato comicamente sulla base del fatto che ortos in greco è l'aggettivo che indica, come dire, l'essere ritto di qualcosa. In questo caso non ho bisogno di fare riferimento, ma con ulteriori commenti a cosa, come dire, sia ritto. Qui Ortagora, però attenzione, per un traduttore e un pubblico moderno, questo è uno dei casi tra i tantissimi, tra le centinaia che si pongono alla difficoltà di un esegeta di un testo come questo, di rendere anche perspicuo il passaggio a dei lettori, ma soprattutto a degli spettatori in teatro. Pensate ad una traduzione di questo testo che sia funzionale soprattutto ad una sua messa in scena, cioè una traduzione per il teatro. Se si dicesse così, se si traducesse così, se un attore in questo punto del testo, in questa scena bellissima, divertentissima, esilarante, ma dicesse la ragazza: vecchia mia, ti prego, rivolgiti a Ortagora. Un pubblico moderno riderebbe? No, perché naturalmente non coglie quello che il pubblico, gli spettatori ateniesi, sentivano
pronunciare appunto ortagoran, ortos. Quindi noi dobbiamo trovare, naturalmente, dobbiamo tentare di trovare una soluzione che possa andar bene, possa far ridere anche il pubblico di oggi, possa cioè metterlo nella giusta condizione di capire il testo. Quindi le proposte possono essere varie, no? Rivolgiti a Trittone o qualcosa del genere, come dire, l'inventiva. Può essere la più sfrenata, ecco, e si accettano proposte. Rivolgiti a Drittone per trastullarti da sola. La tua è una smania ionica, poverina. O ti piace Irlanda alla maniera di Lesbo? Ovviamente qui è, o ti piace fare la fellazio, cioè praticare il sesso orale, anche qui il pubblico teatrale capiva subito cosa indicasse il lambda o la maniera dei lesbi. Ed è, come dire, un punto del testo assai interessante per noi oggi, perché, come dire, un pubblico moderno interpreterebbe in senso diverso nella sfera erotica, diciamo, questo passaggio, perché per noi lesbo e l'essere lesbica significa tutt'altro, indica il rapporto omosessuale femminile, cosa che invece per i greci non era. Come ben sapete, soltanto la prima attestazione di lesbiasi in questo senso, cioè ad indicare l'omosessualità femminile, è assai tarda documentata in greco con il vescovo Areta, appunto del IX secolo d.C., ma lesbiasi, come addottamente mostrato Enzo De Gani in uno dei suoi spettacolari articoli, che ha segnato anche l'inizio della mia carriera universitaria, appunto perché se ne occupava in un articolo dedicato ad Arifrade, con cui ho iniziato la mia carriera, ha proprio, come dire, corretto ed emendato e infine pubblicato da Enzo De Gani. Ho cominciato così e è stato un bel trauma, diciamo, assai salutare. E lesbianzein è tutto il corredo di termini, la galassia di termini intorno all'immaginario dei lesbi, indicava una pratica sessuale invece assai differente, che è quella appunto della fellazio, del sesso orale, che nell'immaginario collettivo, come dire, i greci pensavano che fosse caratteristico delle donne di Lesbo. Chissà in virtù di quali pratiche o di quali virtù, diciamo, di quali esperienze. Mi piace il lambda alla maniera di Lesbo, ma non sottrarmi i miei sollazzi. La mia giovinezza non puoi rovinarmela, portarmela via. Canta pure quello che vuoi, affaccata come una donnola sarebbe nel testo, perché la donnola assolveva alla funzione di animale domestico, diciamo, che è equiparabile al nostro gatto, alla nostra gatta. Quindi è chiaro che anche qui, se dovessimo tradurre per il teatro, per un pubblico moderno, anche per dei lettori, dei semplici lettori oggi, lasciassimo donnola, ma avremmo la necessità di metterci una bella nota esplicativa in fondo al testo, cosa che in teatro, per una traduzione teatrale, non si può nemmeno fare, e dovremmo spiegare che la galea, appunto, la donnola, era equivalente a quello che per noi è il gatto domestico, la gatta domestica. Quindi affacciata come una gatta. Nessuno aveva da te senza passare prima da me. Per il funerale, magari. Per la novità, cara la mia mummia, non davvero. Si può dire una vecchia che sia nuovo? Non sarà la mia vecchiaia a procurarti dolore. Cosa allora? La cipria e il rossetto?
continua lo scambio, lo scazzo tremendo tra la vecchia e la giovane. Perché parli con me? Tu perché ti affacci? Io canticchio tra me e me per Epigene, il mio amore. Ecco, Epigene. Qui ho proprio di fronte a me, questa è un'esperienza bellissima, diciamo, Vinicio Tamaro, che è stato colui che in un articolo importante sulle Ecclesia Zuse ha mirabilmente spiegato il valore di questo nome, ricaricato anche qui comicamente, perché c'è un gran dibattito tra gli studiosi, tra i commentatori anche più recenti dell'Ecclesia Zuse, su questo Epigene, che è anche nome storico, ma indubbiamente in questo contesto scenico del finale dell'Ecclesia Zuse ha un valore di nome parlante. Un nome anche storico, ma ricaricato semanticamente in senso comico. E come Vinicio Tamaro ha spiegato, Epigene qui significa, in ragione di Epi e della radice gen, appunto, colui che è nato dopo, quindi uno che è sostanzialmente giovane, è un nome parlante per indicare un giovane. Qua il dibattito, poi, se andiamo ad andare sul filologico hard, il dibattito si fa anche più intenso e più arduo, perché poi nelle edizioni critiche moderne, quando si devono indicare le sigle dei personaggi, le didascalie sceniche in relazione ai nomi dei personaggi, e allora qui c'è da decidere. Quando tra breve interverrà il giovane, costui sarà proprio l'Epigene di cui si parla? Per esempio, Nigel Wilson, che è l'editore ultimo di Oxford, delle commedie aristofanee, ormai l'edizione d'uso, ritiene di sì. E infatti lui usa, come vedremo, visto che io uso il testo di Wilson anche per comodità, usa Epigene come nome del personaggio attivo in scena. Questo in realtà è tutto da vedere. Perché le sigle nominali presenti nei codici antichi, a partire dal Ravennate, dall'autorevole codice Ravennate della metà del X secolo d.C., danno invece la semplice sigla giovane, Neanias, Neos. Quindi forse è molto più prudente, come dire, che sia un giovane genericamente il personaggio attivo e non specificamente l'epigene che qui viene evocato dalla vecchia. Hai un fidanzato che non si chiama Gerete? Ecco, qui un altro nome parlante, Geres, che cioè un nome che porta in sé la radice della vecchiaia, un fidanzato vecchio sin dal nome. Lo vedi con i tuoi occhi, sta per venire da me. Eccolo qui. È lui, disgraziata, da te non vuole un bel niente. E invece sì, per Zeus, non sei altra. Ecco, qui, da questa notazione, il termine finula, si evince qualcosa di importante per noi, che riguarda la maschera, il costume dei personaggi in scena. La vecchia, per offendere la giovane, sottolinea il dato della sua magrezza, pelle e ossa che non sei altra. Contrasto, evidentemente, rispetto alla sua postura e alla sua grassezza, perché è molto probabile che il personaggio della vecchia in scena, in generale sulla scena comica, avesse tra le sue caratteristiche, va bene, la maschera che evidenziava i capelli canuti, il volto quasi cadaverico, pallido, nel caso della nostra vecchia poi truccata con cipria e rossetto a contrasto, come dire, per sembrare giovane, ma in realtà appunto, già nella maschera doveva essere evidente appunto gli elementi caratteristici della vecchiaia.
Poi la vecchia comica, le vecchie presentate in commedia sono vecchie laide e grasse, quindi a contrasto anche per la stazza rispetto alla giovane che invece è snella, un filino, e quindi anche sessualmente più appetibile. Fra poco sarà lui stesso a dimostrarlo. Io mi ritiro, anch'io capirai che sono molto più credibile di te. E a questo punto entra in scena il nostro giovane. Potessi dormire con la mia ragazza senza dover prima accontentare una vecchiaccia dal naso rincagnato. Un uomo libero non può tollerare una simile imposizione. E le prime vecchie, piangi quando vuoi, ma dovrai proprio spassartela con me. Sono passati dei tempi, ecco, questa è un'espressione proverbiale, il nostro Renzo Tosi potrebbe farci una lezione, diciamo, su non è più il tempo di carissima, non è più il tempo che Berta filava, no? Il senso di questa espressione proverbiale. Sono passati bei tempi. È giusto farlo come vuole la legge, se che viviamo in una democrazia. Vado a sfiare quello che farai. E il giovane, concedetemi, o dei, di trovare la mia bella da sola. Per lei sono qui, ubriaco, da tanto la desidero. Ho gabbato la maledetta vecchiaccia, dice la ragazza. Pensava che restassi dentro e si è tolta di mezzo, ma ecco il giovane di cui parlavamo. Vieni, vieni, amore mio, vieni a dormire con me. Mi tormenta la passione per i tuoi riccioli belli. Uno strano desiderio mi si insinua dentro, mi possiede, mi strazia. Ti imploro, Dio dell'amore, fallo entrare nel mio letto. E il giovane. Qui abbiamo un'altra parodia di una situazione letterariamente forte, il paraclausithuron. È un paraclausithuron alla scherza, come diciamo noi dalle nostre parti. Un paraclausithuron rovesciato. Cos'è il paraclausithuron? Sapete? Il canto dell'amato dinanzi alla porta chiusa dell'amata. E la sua implorazione perché la porta venga aperta e dunque possano consumare l'amore. Qui c'è una parodia del paraclausithuron. Vieni, vieni, amore mio, dice il giovane. Scendi di corsa. Questo è il verbo chiave, l'unica cosa, l'unico elemento. Perciò vi dicevo, la lettura attenta di elementi interni al testo. Noi non abbiamo la possibilità di vedere rappresentate in scena le Ecclesiazuse come Aristofane le pose in scena. Abbiamo la possibilità di avere la documentazione vascolare, quella che vi ho mostrato, solo quei due pezzi di produzione campana. Ma l'unico elemento interno al testo che ci prova il dato che la ragazza è alla finestra, cioè è in alto e per aprire la porta deve scendere, è l'uso qui di questo verbo catadramusa. Catà, scendi giù, evidentemente da una posizione, diciamo, più in alto dove si trovava, appunto affacciata alla finestra. Ecco l'analisi attenta della lexis comica, in questo caso, che è una spia scenica importante. Quindi scendi giù di corpo, aprirmi questa porta. O cadrò a terra stecchito. Voglio palparti il seno. E perché no? Pure le chiappe. Perché? Divina Afrodite, mi fai svaniare per lei? Ti imploro, Dio dell'amore. Falla entrare nel mio letto. E ciò che ho detto non è ancora niente rispetto alla mia voglia. Apri la porta e abbracciami. È per te se soffro così.
Comio tormento, cesellato d'oro, germoglio di Afrodite, ape della musa, nutrita dalle grazie, vitro della lussuria, apri la porta e abbracciami, è per te se soffro così. Ehi, ma che bussi, la vecchia? E me che cerchi? Cosa? Hai bussato alla mia porta, meglio la morte. Che vai cercando con quella fiaccola in mano? Un tale di Anaflisto, non certo Sevino, quello che forse aspetti tu. Vi è chiaro qualcosa di queste ultime battute? Di questo scambio tra la vecchia e il giovane? Un tale di Anafrusto, non certo Sevino, quello che aspetti tu. Anche qui abbiamo, questa è la traduzione, come dire, letterale del testo. Per il pubblico del tempo di Aristofane, perspicua certamente. E risate giù da non finire. Noi invece abbiamo una certa difficoltà a capire e dunque a divertirci di fronte a queste battute, che però sono esilaranti, erano esilaranti, assai esilaranti e assai oscene. E però dunque per rivitalizzarle, soprattutto se pensiamo ad una traduzione funzionale, ad una rappresentazione in teatro, noi dobbiamo cambiare qui il registro, non possiamo lasciare il testo letteralmente così com'è, altrimenti non funziona. Non funzionerebbe nelle mani di un regista o di un cast di attori. Queste battute verrebbero semplicemente cassate, tolte, senza pietà, eppure sono esilaranti. Un tale di Anaflisto. Anaflisto è un demo dell'H, quindi evidentemente si sta facendo riferimento ad un tizio che proviene da Anaflisto, da questo demo dell'Attica, ma Anaflan, il verbo Anaflan in greco, che, come dire, etimologicamente o paraetimologicamente correlato col demo di Anaflisto, significa masturbarsi. Anaflan. E il pubblico teatrale, gli ateniesi seduti nel grande teatro di Dioniso, sulle pendici meridionali dell'Acropoli, capivano subito il nesso e ridevano di gusto. Ridevano anche per la battuta successiva, la risposta relativa a Sevino, a Sevino, quello che evidentemente la vecchia sta aspettando. Sevino, Sevinos, perché pinei, come verbi, come vinen, chinen, indicano appunto verbi cinetici, diciamo così, che indicano anche l'atto sessuale e dunque equivalgono nello slang attico a fare l'amore, fottere, trombare. Allora qui dobbiamo trovare delle soluzioni, un traduttore di inventiva che traduca per il teatro soprattutto, come può per questo, Anaflisto, uno di Anaflisto. Dobbiamo cercare dei termini che rendano l'idea della masturbazione. Ovviamente qui la inventiva più sfrenata è ben accolta, naturalmente. Non so che cosa vi viene in mente, diciamo, in questo tempo così surreale che stiamo vivendo, ma come dire, qualcuno dei ragazzi, come dire, ha qualche idea? Vi viene qualche idea? Perché qui una soluzione che può essere adottata è di, siccome qui abbiamo a che fare con il nome di una località, di un luogo, cercare di trovare un corrispondente in italiano che indichi un luogo, ma che possa far pensare anche alla masturbazione. Per esempio, Segovia, diciamo,
può essere, Segovia può essere una soluzione, ma anche Segrate nell'Inter milanese può essere una soluzione, no? Oppure Masturbia, se vogliamo inventarci un luogo, come dire, un luogo non luogo, un luogo utopico, diciamo. Però una soluzione del genere urge in una situazione del genere, altrimenti avremmo un completo fallimento, per esempio, nella riproposizione oggi in un teatro di questa commedia, che in questo punto non farebbe ridere, o verrebbe da un regista e dagli attori semplicemente cassata, eliminata. E Sebino, per Sebino ci sono proposte? Sebino, qualche proposta? Come è tradotto? Come è tradotto? Sì, io devo dire che mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea da ultimo, appunto, in Sicilia, a Palermo, per un convegno con gli amici antropologi, un convegno appunto sul carnevale, e lì a tavola ho appreso che c'è un nome che i palermitani, una espressione che i palermitani usano per indicare un tipo che vuol essere, come dire, particolarmente seducente, che ha sempre in mente, ossessionato dal fare sesso, dal fare l'amore, sempre. Quindi lo definiscono appunto, soprattutto quando vuole veicolare, vuole trasmettere questa passione, questa voglia, questo desiderio, permanente attraverso lo sguardo, come sappiamo dal, come dire, un topos antico che l'eros si trasmette attraverso gli occhi, no? Occhio trombino, come dire, occhio trombino lo definiscono i palermitani. Qui, onestamente, trombino in luogo di Sebino potrebbe avere un senso, potrebbe anche funzionare dal punto di vista dell'assonanza, no? Quindi potremmo tradurre in questo punto. Un tale di Masturbia, di Segovia, di Segrate, non certo trombino, quello che forse aspetti tu. Non stai dicendo la porta a cui devo bussare, questa, non prima di aver bussato alla mia, ho ancora del tempo. Non ho bisogno di un vecchio rottame, lo so che mi ami. Ma ora sei sorpreso di trovarmi qui sulle soglie della porta. Su, baciami. È la vecchia che si illude che il giovane sia venuto per lei. Mia cara, mi fa paura il tuo amante. Chi? Il migliore dei pittori. E chi sarebbe? Quello che dipinge le urne funerarie. Ritirati, che non ti trovo qui sulla porta. Scoveri quello che vuoi, e anch'io so quello che vuoi tu. Per Afrodite, padrona del mio destino, non ti lascerò andare, vecchietta mia, tu vaneggi. Sei tu che straparli, ti porterò nel mio letto. Ma per Zeus ti costringerà questo qui. Che roba è? Il decreto Sefisma, che ti obbliga a venire da me. Sono tutto re. Ora te lo spiego. Le donne hanno decretato che se un giovane desidera. Un giovane non può amoreggiare con lei prima di essersi scopata una vecchia.
rifiuta e vuole lo stesso la giovane, le vecchie hanno il diritto di trascinarselo prendendolo per il chiodo. Ahimè, oggi farò la fine di proposte. Dove lo stai trucidando? A casa mia. Adesso la testa non ha l'età per venire a letto con te. Potresti essere sua madre, altro che moglie. Se farete una legge come questa, riempirete di Edipi tutta la terra. Maledetta schifosa, è l'invidia a farti ragionare così, ma me la pagherà. Per Zeus Salvatore, che piacere mi hai fatto, dolcezza mia, a togliermi i piedi quella vecchia. In cambio, stasera ti renderò un grazie grande e grosso. E qui entra in scena un'altra vecchia, più brutta della precedente. E tu, dove te lo porti, contravvenendo alla legge? Se sta scritto che prima deve venire a letto con me? Povero me, da dove spunti tu, maledetta? Ecco una sciagura ancora più infausta. Vieni qui, non lasciarmi trascinare via da questa, ti prego. Non sono io a trascinarti, ma la legge. Semmai un mostro è intrusa nel testo. Il mostro femminile. Intrusa, ricoperto di pistole sanguinanti. Tu, vieni, coppino, sbrigati e smettila con le tue chiacchiere. Procedimi, ma prima lasciami andare al cesso e farmi coraggio, se no per la paura mi vedrai produrre qualcosa di giallo. Coraggio, muoviti, cacherai dentro. Anche più di quanto vorrei, temo, ti produrrò due testimoni affidabili. Figuriamoci. E qui arriva una terza vecchiaccia in scena improvvisamente. Dove vai tu con questa? Non vado, sono trascinato. Comunque, chiunque tu sia, molto tu sia benedetta per non avermi lasciato morire. Ma per Eracle, per Pan, per i coribanti, per i dioscuri, ecco una sciagura ancora molto più infausta. Ditemi, vi prego, che roba è questa? Una scimmia piena di cipria o una bestia resuscitata dal mondo dei Dio? Non farò più di toro, seguimi, ma no, qua, se non dimorrete mai, neppure io, mi farete simile. Lo dice la legge, devi seguirmi. No, se c'è una vecchia ancora più larga. Ma se prima sono sfinito da voi, come ci arriverò alla mia bella? Cavoli tuoi, devi fare così. Uffa, dunque, quale di voi devo sbattermi per prima per farla finita con questa storia? Non l'hai capito? Avviciniti. E allora quella lì mi lasci perdere. Vieni da me. Se questa mi morda, non ti penso proprio per Zeus, e neanche io. Come barcaioli sareste un disastro. Perché? A forza di tirare i passeggeri li fareste a pezzi. Tacci e vieni qua. No e poi no, vieni da me. Qui ci vuole il decreto di Cannonos. Farmele una per volta. Ma come potrò sbatterle entrambe? Col mio remo ti riuscirai benissimo. Ti basterà mangiare una pentola di polvoi. Ecco, una notazione linguistica, un termine assai arduo da rendere. Direi che la gran parte dei traduttori sbaglia a rendere questo polvoi come quando Balboi, Balbosso in genere usato nei testi di commedia e non solo,
E ancora una volta è d'obbligo ed è un piacere citare appunto il grande Enzo De Gane, che è stato colui che ha risolto l'enigma. In genere, se provate a vedere tutte le traduzioni di questo passo, troverete appunto che il giovane, per far fronte alla bisogna, cioè alla enorme energia di cui ha bisogno per affrontare sessualmente le vecchie che lo tirano di qua e di là, deve cibarsi, deve farsi una scorpacciata di cipolle. Ma propriamente Bolboi, appunto, non indica le cipolle, indica un tipo di cipollaccio col fiocco, come tecnicamente è detto, o meglio, quello che noi intendiamo proprio dalle mie parti con lampacioni. E devo dire che Enzo De Gane ha scritto quell'articolo straordinario che ha risolto, dal punto di vista del linguistico, l'enigma bolbosso, appunto, bolboi in greco, proprio frequentando il mio maestro e venendo appunto in Puglia molte volte a farci lezione e a insegnarci tantissimo e assaporando tra le tante cose appunto quello che non sono le cipolle, ma quello che noi intendiamo per lampacioni buonissimi e che hanno naturalmente varie proprietà ancora oggi nell'immaginario contadino soprattutto, ed io che appartengo appunto ad una cultura contadina familiare di cui mi onoro, so bene innanzitutto come si coltivano i lampacioni. Non facili, ma soprattutto anche, come dire, quello che nell'immaginario attivano e le proprietà dietetiche che hanno, dietetiche ed anche afrodisiache. Ancora oggi, appunto, si ritiene nell'immaginario popolare che possano essere buone, come dire, citassene per far l'amore, per essere. Pur avere una energia, un vigore particolare. E questo evidentemente era già per i greci un dato di fatto nel loro immaginario. Misero me, mi trascina già vicino alla porta. Non ti servirà a niente, però dentro con te. No, per gli dèi. Meglio una disgrazia che due, per Ecate, che tu lo voglia o no. Oh, tre volte m'hai sventurato, dovrò scopare questa vecchia putrida per una notte e un giorno interi, e poi, quando me ne sarò sbarazzato, dovrò farmi un rospo con un puntola sulle guance. Non è sfortuna questa, sorte maligna per Zeus Salvatore, che uomo sventurato sono io, che dovrò vedermela con bestie del genere. E così, miseramente, si conclude appunto questo cimento erotico del giovane, questa scena così esilarante, prima di arrivare alla conclusione, al vero e proprio esodo del dramma, un esodo che è connotato da un dato saliente, cioè quello il motivo della grande abbuffata, la grande abbuffata finale. Il pranzo collettivo a base di una serie infinita di alimenti, tutti in abbondanza, la grand bouffe. Il motivo della Grand Bouffe. Ed è segnato in maniera eclatante, straordinaria, proprio nella conclusione, nelle ultime parole delle Ecclesiazuse, da una genialata, da una vera e propria genialata di Aristofane. Proprio nelle ultime battute del dramma abbiamo la documentazione della parola più lunga che sia attestata nella letteratura greca e forse nella letteratura mondiale, in tutte le lingue finora, una parola di una lunghezza smisurata. La vedete qui, come dire, anzi, nemmeno la schermata riesce a tenerla tutta, ma è un'esclusiva parola che assembla insieme una congerie di cibi,
a dare l'idea, anche se anche lessicalmente, del motivo della grande abbuffata finale del dramma. Una parola di una lunghezza sterminata e che è difficile, ecco, anche qui, se ci si pone nei panni di un traduttore moderno, una parola difficile da rendere, anche se è segmentata nei vari cibi che la compongono. Difficile e soprattutto difficile anche da far capire, da rendere perspicua ad un pubblico moderno, perché contiene anche delle pietanze, dei cibi che erano, come dire, appetiti, appetibili per i greci, ma che a noi non dicono nulla, anche elementi, alimenti sconosciuti ormai alla nostra alimentazione. Quindi anche qui un traduttore, soprattutto se pensa ad un testo per la scena, per il teatro moderno, deve rendersi conto che in qualche modo deve adattare tutto ciò e magari una soluzione potrebbe essere quella, per esempio, di sostituire alcuni dei cibi degli alimenti poi citati con succulente, le cornie, per noi, come dire, più note, in modo che il pubblico possa sintonizzarsi meglio con il tutto. L'inventiva può essere anche qui la più sfrenata. Vi dico soltanto una delle soluzioni messe in campo, perché qui la scelta è, l'alternativa può essere o rendere letteralmente questa enorme, lunghissima parola, oppure scomporla e riformularla in forma nuova, sostituendo, come vi dicevo, anche parte degli alimenti, con alcuni più in sintonia con la nostra dieta alimentare, con le nostre abitudini alimentari, soprattutto di cose, di le cornie particolarmente prelibate. Umberto Albini, che ha tradotto molto per il teatro, testi comici e tragici per il teatro, negli ultimissimi anni della sua vita si è dedicato alla traduzione, ad una traduzione dell'Ecclesiastes, che non è riuscito a pubblicare quando era in vita, e infatti è rimasta inedita. La figlia di Albini ha messo a disposizione le carte lasciate dal padre con questa traduzione, e che pensava proprio destinata al teatro, dunque fruibile da un pubblico moderno. Allora, come Umberto Albini ha pensato di sciogliere questa lunghissima parola, la più lunga della letteratura greca, e per chiudere questa commedia? Ha pensato di riformularla, di cambiare del tutto, usando una metafora sportiva, una metafora calcistica, immettendo, sostituendo cibi nuovi, moderni, in luogo di quelli antichi, della dieta ateniese, diciamo, da grande abbuffata. Ve la leggo, questa parola così tradotta da Albini, tutta ad un fiato. Scende in campo la formazione tipo: vongole, bottarga, carpione, lasagna, tortello, formaggio, pollo, coniglio, arrosto, brasato, fritto misto, in panchina, salsa, mostarda, miele, frutta, dolciumi, liquore, allenatore, il signor Appetito. Hai sentito? Svelto, sveltissimo, prendi un vassoio, coprilo di purè di piselli e mettiti a mangiare. Si stanno già buffando. In alto, su. Iu. Vinceremo. Iu. 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 Per la vittoria. Iu. 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 Così finiscono le Ecclesiastes. E allora, e anch'io mi avvio alla conclusione. Che fare di queste scene finali della commedia? Come intenderle?
nel contesto complessivo del dramma. Concorrono queste scene finali a darci l'idea di una seria valenza politica della commedia, dell'utopia del comunismo dei beni e del sesso che vi si predica? O genero, anche per questa che è la penultima commedia di cui noi disponiamo, della produzione aristofanea, come anche per il Pluto, è stato per il finale del Pluto, che ha delle situazioni parallele sostanzialmente a questa, anche il Pluto, l'ultima commedia aristofanea rappresentata nel 388 a.C., si conclude con una amplissima scena in cui c'è una vecchia e un giovane, una scena speculare in qualche modo a questa dell'Ecclesia Giuse. È un finale da abbuffata. Anche per il Pluto, c'è qui Leonardo Fiorentini che in Ecasmos del 2005 ha prodotto un bell'articolo sulle interpretazioni ironiche, cioè che svalutano la potenza, come dire, utopica dell'idea messa in campo in quel dramma. E dunque, anche in questo caso, per l'Ecclesia Azzurra, questi finali, queste scene finali, concorrono a quale idea? Un finale questo che, a mio parere, segna clamorosamente il fallimento, o almeno la totale messa in culla, del progetto comunistico. Un finale questo che non può che essere letto sotto la marca potente ed è esilarante del carnevalesco, con tutti i suoi ingredienti tipici e irrinunciabili, dal rovesciamento, dal ribaltamento totale delle norme consuete all'irrinunciabile abbuffata finale di sesso e cibo. Tutto sta, ovviamente, a intendersi in questo caso su cosa si deve intendere per carnevalesco. E a mio parere lo ha chiarito splendidamente, benissimo, Douglas Horton in un articolo dedicato proprio al finale dell'Ecclesia Azzuse, apparso qualche settimana fa, appunto nel volume che ho curato della nostra serie dei convegni internazionali, appunto su Carnevale e Mediterraneo, un articolo molto bello di Douglas Olson, in cui sostanzialmente Olson si chiede: possono le donne all'assemblea essere considerate carnevalesche? Forse no, in un senso storico, strettamente storico. Ma allo stesso tempo non può essere messo in dubbio che il dramma è profondamente carnevalesco, nel fatto che esso è profondamente radicato in un set di idee e di una Weltanschauung che informano il carnevale come un fenomeno interculturale. Mi sembra che questa idea, come dire, possa avere davvero senso e fatto. Cioè, piazza pulita finalmente delle interpretazioni seriose, politiche, ideologicamente caricate della commedia aristofanea e non solo dell'Ecclesia Giusta.